Cari amici di Torino, buongiorno e sono contenta di poter partecipare anche se in questo modo virtuale a questa importante iniziativa sull'iniziativa dei cittadini europei su una proposta di piano straordinario per lo sviluppo sostenibile e per l'occupazione. Io credo che questo tipo di iniziative siano giuste, soprattutto in questo momento nel quale l'Unione Europea si trova di fronte ad una crisi di legittimità che non è soltanto una crisi di legittimità dovuta all'incapacità che l'Unione in quanto tale e ovviamente anche i suoi Stati membri hanno manifestato in questi 4-5 anni per quanto riguarda la soluzione della crisi e almeno una prospettiva di uscita da questo tunnel che sembra senza fine per molti paesi, ma è anche una crisi di legittimità politica e di legittimità addirittura di progetto. E senza volere esagerare con quest'idea da uccello del malaugurio per cui è tutto già perso, esiste ormai una maggioranza di cittadini che ritengono che l'Unione Europea non sia più un progetto per il quale vale la pena impegnarsi, è evidente che soltanto attraverso delle proposte e delle risposte concrete che possano avere una possibilità di essere messe in atto, che questa crisi sia di efficienza politica che anche di legittimità potrà essere risolta. E io penso che lo strumento che è stato messo in vigore dopo il Trattato di Lisbona dell'iniziativa dei cittadini possa essere uno degli strumenti per arrivare ad una riassorbimento almeno di questa crisi di legittimità, anche attraverso una richiesta specifica ai cittadini di impegnarsi in prima persona. Perché se è vero che il sistema politico si è dimostrato nel nostro paese, ma non solo, incapace di affrontare molti problemi, è anche vero che in un paese, in un continente che vuole essere democratico, il tema della partecipazione dei cittadini non si può riassumere semplicemente con la partecipazione a manifestazioni di protesta, o a voti, altrettanto di protesta, ma deve avere anche un elemento, dovrebbe avere un elemento anche di costruttiva proposta per poi trovare, appunto le strade, per poi metterle in atto. Credo che questo elemento dell'iniziativa cittadina sia molto importante, anche se come ecologista devo ovviamente dire che un aspetto fondamentale di questa iniziativa sta nel suo contenuto e nel fatto che si propugna non semplicemente un piano di investimenti pubblici ed europei attraverso degli strumenti europei per raccogliere i fondi, ma anche un obiettivo molto chiaro di orientamento preciso. Credo che questo sia un tema oggi piuttosto controverso, non soltanto in Italia, ma anche nell'Unione Europea. Infatti, se noi vediamo il modo in cui in questo momento in Europa si discute, in Unione Europea si discute per esempio del tema fondamentale dell'energia o di come si può rispondere alla crisi attraverso delle scelte prioritarie rispetto agli investimenti pubblici, credo che siamo di fronte a un reale rischio di regressione rispetto ad alcuni concetti che ci parevano abbastanza normali e anche abbastanza condivisibili, come per esempio il fatto che i cambiamenti climatici esistono e quindi devono essere affrontati e che le risorse sono scarse e che bisogna ben scegliere quali sono le priorità di spesa, scegliendo quindi di puntare su degli investimenti che possono produrre occupazione e su delle opere che sono utili. Evidentemente il tema di che cos'è un'economia sostenibile e quali sono le scelte che devono essere fatte per arrivare ad un'economia sostenibile sono fonte e sono anche soggetto di dibattito pubblico, ahimè, sia in Italia che in Europa ancora piuttosto raro. Infatti, quando noi vediamo in questo periodo, in questo momento, la discussione intorno al pacchetto Energia 2030, noi ci rendiamo conto che la possibilità di tornare indietro su impegni molto importanti come quelli delle energie rinnovabili, che sono citate dall'iniziativa come soggetto prioritario per rivolgere gli investimenti o l'efficienza energetica o l'idea appunto che bisogna affrontare i
I cambiamenti climatici sembrano oggi meno importanti di qualche anno fa e non ne viene colto abbastanza l'enormissimo l'enorme potenziale per quanto riguarda la capacità di creare nuova occupazione e di togliere il nostro continente dalla dipendenza dei carburanti fossili. Questo ovviamente riguarda anche tutto il grandissimo tema dell'infrastrutturazione. Si parla di Torino e ovviamente non è un mistero che per noi l'investimento pubblico sostenibile va in direzione diametralmente opposta a quella del finanziamento di grandi opere come quella della Lione Torino, che è sostanzialmente un buco nelle Alpi e che invece dovrebbe essere diretto a investimenti su infrastrutture anche di trasporto ferroviario di più vasta area e soprattutto di maggiore impatto sull'economia e sulla vita dei cittadini. Credo che il tema quindi di questa iniziativa sia altrettanto importante che lo strumento e denota anche una volontà di preparare una battaglia, che è quella intorno al bilancio dell'Unione Europea. Noi sappiamo che il bilancio dell'Unione Europea è stato licenziato qualche mese fa con un accordo che noi riteniamo estremamente negativo, perché ha per la prima volta ridotto le prospettive finanziarie, quindi è intervenuta pesantemente sulla capacità dell'Unione Europea di fare quello che questa ICE chiede, e cioè il fatto di andare controcorrente, di attuare delle politiche contro il ciclo, diciamo così, perché se è vero che molti paesi, tra i quali il nostro, necessitano di un risanamento e di una ristrutturazione delle priorità di spesa, è vero anche che questo tipo di ragionamento non deve valere per l'Unione Europea, almeno non deve valere per quelle spese che noi riteniamo invece essere produttive di nuovo sviluppo e soprattutto di sviluppo sostenibile. Quindi una battaglia che questa ICE deve in qualche modo poter preparare è quella della revisione delle prospettive finanziarie, prospettiva aperta dal pur pessimo accordo di bilancio e che deve essere uno degli elementi importanti della prossima legislatura sulla quale noi dobbiamo impegnare chi verrà eletto al Parlamento europeo. Credo che quindi c'è un elemento di mobilitazione importante che questa ICE deve raggiungere e che riguarda soprattutto per quello che riguarda, per ciò che concerne il tema, cioè la capacità di arrivare a finanziare e a favorire le politiche pubbliche verso la sostenibilità, riguarda appunto molto da vicino anche le città che nel vostro convegno sono le protagoniste di questo piano e che oggi appaiono sempre di più, anche qui, anche vista da qui da Bruxelles, come i motori del cambiamento e anche gli organi che riceveranno, se saranno in grado di assorbirle in modo positivo, molte fondi, molte possibilità dall'Europa per cambiare strada rispetto al loro sviluppo e rispetto anche al modo di fare politica urbana, dai trasporti all'energia, il fatto che ci sia un obbligo di utilizzare il 20% delle nuove prospettive finanziarie per spese che hanno a che vedere con una energia a basso carbonio, credo che sia un elemento che deve essere utilizzato, pur, ripeto, in una critica durissima alla struttura del bilancio e anche al suo ammontare. Credo che per tutti questi motivi, se riusciamo a legare l'iniziativa per i cittadini a tutte le priorità che noi abbiamo di fronte a noi nei prossimi mesi e anni, la riconquista della legittimità del progetto di integrazione europea e quindi del rafforzamento dell'Unione Europea come strumento di uscita dalla crisi, il cambio radicale e l'uscita dalle politiche dell'austerità, la battaglia per un nuovo bilancio europeo che dimentichi questo di austerità, cosa che non deve, ricordo, aspettare i prossimi 7 anni, ma può essere iniziata con la clausola di revisione che è stata comunque introdotta, anche se con molti limiti, la battaglia intorno alle nuove priorità dell'energia e in particolare il fatto che l'Italia nella sua presidenza sia uno dei paesi
chiave per mantenere i tre target, i tre obiettivi di riduzione dell'emissione, energie rinnovabili ed efficienza energetica, tutte queste sono iniziative di mobilitazione che devono essere importanti sia per raccogliere di adesioni a questa ICE, ma anche per avere un risultato positivo alle prossime elezioni europee. Intanto con questo io vi saluto, spero che il convegno sia accompagnato da un grande successo e saluto tutti. Ciao.